La situazione non è semplice, ma per ora è sotto controllo. Anche i nostri reparti sono saturi, ma continuiamo ad affrontare l'emergenza prestando molta attenzione agli ingressi in struttura. Molto utile è stato in questa direzione l'allestimento della tenda pre-triage nei giorni scorsi. Chiediamo collaborazione agli accompagnatori e ai familiari dei pazienti, in quanto quella che stiamo vivendo è un'emergenza da combattere insieme con collaborazione reciproca. E quanto ha affermato il dottore Francesco Talarico, direttore sanitario del presidio ospedaliero Ciaccio dell'Ellis di Catanzaro, al microfono di RTC. Sì, diciamo che c'è ancora da lavorare, nel senso che la popolazione deve comprendere purtroppo che l'ingresso in ospedale, a parte ovviamente i pazienti, è riservato agli accompagnatori solo in caso di stretta necessità, quando il paziente è realmente non autosufficiente, perché altrimenti significa esporre se stessi e gli altri a un potenziale contagio. Da questo punto di vista abbiamo cercato di aumentare anche, diciamo, la vigilanza agli ingressi, di fare in modo nei limiti del possibile di accompagnare direttamente noi i pazienti quando ne hanno bisogno. E poi, come dicevo, attraverso questa tenda pre-triage che è stata installata, anche la possibilità di fare i tamponi all'esterno dell'ospedale, cioè prima che ci sia l'ingresso del paziente. O del paziente appunto all'interno del perimetro ospedaliero. I numeri sono un po' preoccupanti. I numeri sono preoccupanti, si parla di una curva che si sta stabilizzando, ma a mio avviso dobbiamo ancora tenere alta l'attenzione e l'attenzione sulla problematica, perché abbiamo visto che purtroppo quando ci siamo rilassati abbiamo pagato un prezzo molto alto, quindi a questo punto dobbiamo essere molto cauti, dobbiamo avere un po' di fisiologica paura, io dico, perché la paura sicuramente è un elemento importante in questa fase che serve a controllare i nostri comportamenti e serve anche a restituirci la libertà prima possibile, perché se noi siamo, diciamo, in questo caso, disciplinati, potremo rallentare ancora il corso dell'epidemia e potremo riconquistare la nostra libertà di muoverci in tempi che non siano tempi biblici.